Presidente Gasparri, posso farle due domande? Volevo, sono un cittadino libero, faccio delle interviste per la rete. Volevo chiederle un commento politico. Sulla legge ho già risposto due volte. Ha già capito? No, volevo chiederle un commento politico sulla classifica di Freedom House. Devo dire che adesso mi ha preso la poltrona. Presidente. Però deve ricordarsi di noi, che siamo qui in mezzo alla cacca. Bravo. Meno male, che non la penso solo io. Presidente. C'ho da parlare con gli elettori. Dopo parlo anche con i giornalisti. Capito. Comunque grazie. Grazie a lei. Speriamo. Presidente, il coraggio di una risposta no. Io ho contato quel coraggio. Allora mi risponde alla domanda. No, Freedom House ci mette tallonati dall'isola di Tonga. Volevo chiederle se riteneva la sua legge anche un po' responsabile di questa situazione. C'è una conferenza stampa, con lei giornalista, venga là. Ma sono un cittadino che le fa una domanda. Lei è un rappresentante. Senza telecamere, i cittadini fanno una domanda così. Lei ha detto che è un giornalista, adesso è diventato un cittadino. No, non sono un giornalista. Io voglio rispondere. Non mi vuole rispondere? No. Le fa onore questo atteggiamento, Presidente. Scusate, mi fate camminare. Dai, non mi metto la mano addosso, per piacere. Dai, se mi vieni addosso. Guardia tra gerani e trasmissioni, aggrappato tra la luna e la luce che consuma. Spia dal lucernario il quadro obliquo dell'orario. Corvo ingordo abituato alle camelie, al profumo dei cassetti, al riflesso degli specchi. Stringe in mezzo al becco la cornetta che lei stacca. No. Senta, non mi risponde nemmeno adesso. Ho fatto fare il dibattito. Le faccio una domanda e le faccio una risposta. Le volevo chiedere. È uscita recentemente la classifica di Freedom House che pone l'Italia al 73° posto, paese semilibero, tallonato dall'isola di Tonga per libertà di informazione. Le volevo chiedere, lei ritiene che la sua legge contro il diritto comunitario, contro il Consiglio di Stato, contro la Corte di Giustizia europea sia una buona legge ed aiuti l'Italia a venire fuori da questa situazione o no? Le posso fare una domanda io adesso? No, lei, fatto una, io rispondo. Lei crede a quella classifica che noi siamo come l'isola di Tonga? L'Italia è come l'isola di Tonga? Beh, fino a quando ci sarà una rete abusiva come Rete 4 che continua a trasmettere su frequenze non sue. Questo è un paese libero, quella è un'ottima legge che è stata confermata in tutte le sedi, non ci sono più contenziosi europei. Lei viene mandato da persone che abusano della sua capacità connettiva per dire sciocchezze che legge sul libro e che impara a memoria. Legga altri libri e avrà notizie migliori. Non sono suddito, Gasparri. Sa neanche rispondere, vabbè. Signori, noi proseguiamo il nostro giro. Ciao ragazzi! Andiamo a Serena. Ma Rete 4 è abusiva o no? Non è abusiva. Non è abusiva? Lei è abusivo, lei è giornalista, è abusivo. Lo sai che lei è contro la Corte Costituzionale in questo modo? Lei è uno che prova, però sai questi che fanno? Di più non gli risponderà. Non le darò questa soddisfazione. No, ma io non voglio, lei, io voglio legge libri, una sua risposta sincera e non... Ho ragione io, la mia legge è in vigore, lei invece è un abusivo, lei è giornalista. Contro la Corte di Giustizia europea. Io sono un cittadino libero. Lei è contro la libertà. E non un suddito, ha capito? Io sono un signore che insegna la libertà, lei è un cretino. No, bravo, complimenti. Lo stesso vocabolario ci avete, lo stesso vocabolario del capo di Arcore ci avete, Indecente. Uno dei peggiori ministri di questa Repubblica, Gasparri. Uno dei peggiori ministri di questa Repubblica. Bravo. Paura non avere un'altra notte da bruciare sul suo gemito che muore, ma sarò io a ritornare menti ancora aperte.